Le faccio una domanda mirata. La Lega, dalle sue indagini, da quello che in questi anni ha incrociato lei, il livello di coinvolgimento della Lega con gli 'ndranghetisti, delle istituzioni controllate dai leghisti, mettiamola così, regioni, comuni, eccetera. A me, la mia sensazione, io non sono un leghista, premetto questo, assolutamente non lo sono, però la sensazione è che il coinvolgimento della Lega, stando alle vostre indagini, non sia poi così forte e sistematico, o c'è qualche novità da quello che ha vissuto lei? Chissà quale, indipendentemente dal partito X, Y o Z, questo tipo di criminalità organizzata, l'andrangheta, ma naturalmente questo vale anche per Cosa Nostra e per la Camorra, ha come primissimo obiettivo quello di riuscire ad attorcigliarsi, ad insinuarsi, ad infiltrarsi nelle istituzioni e naturalmente nelle istituzioni oggi ci può essere uno, domani ce ne può essere un altro, eccetera. Quindi voglio dire, è da tenere presente bene anche proprio per vedere le cose con trasparenza e senza pregiudizi, che questo, se mi passa il termine, questo vizio del crimine organizzato, io sono in questo momento in Messico, lo posso dire, tanto non aumenterà i pericoli, è la stessa cosa, cioè il grande problema è l'infiltrazione delle organizzazioni criminali, dei cartelli, eccetera, nelle istituzioni di cui poi fanno strame. Ecco, questo è un po' il... Senta, Non so se sono stato sufficientemente... è chiarissimo, no, no, il concetto è molto chiaro, quelli fanno business ovviamente dal loro punto di vista, e quelli per fare il business aprono contatti con chiunque, poi sta al politico chiudere, come speriamo, o aprire le porte, il suo concetto è chiaro. Senta, l'ndrangheta sbattuta così in prima serata, serve sempre, parliamo nello specifico di questa trasmissione, ma anche di altre che avrà avuto modo di vedere con Santoro, eccetera, oppure non gli fa un baffo, gli fa un baffo, cioè com'è, alla fine con queste trasmissioni la condizioniamo in qualche modo, o comunque poi loro vanno avanti? No, io credo che quando si parla, soprattutto quando si parla come dire, con cuore aperto e con onestà di intenti e di intelletto, fa sempre bene parlare, fa sempre bene discutere, eccetera. Il guaio comincia quando invece si ubbidisce ad altri tipi di criteri. Ben vengano invece questi i discorsi, gli scambi, anche perché poi non è Cosa Nostra, scusi il gioco di parole, la lotta alla criminalità organizzata, è cosa di tutti noi, soprattutto dei cittadini, e quel che facciamo lo facciamo per noi e per i cittadini. Quali sono i pregi e i difetti, secondo lei, del contributo di Saviano? Ma qui non le saprei rispondere perché No, non ho seguito certamente il fatto che si parli e si parli con continuità e con serietà di intenti va bene. Significa fare delle cose utili perché fra tante parole che non si sentono, alcune come i semi cadono e germogliano e danno dei buoni risultati. In questo senso sì, mi pare di poter dire sì, certamente. Senta, però oggi hanno arrestato Iovine, il camorrista, dopo 14 anni, è stato arrestato proprio in queste ore. Quello che le volevo dire è questo: se l'ndrangheta e la lotta Cosa Nostra diventano oggetto di lotta politica, cioè, le parlo chiaramente così ci capiamo, se queste lotte servono per dire Maroni è un mafioso, Berlusconi è un mafioso, cioè viene meno quello che diceva lei, cioè la lotta comune di tutti contro questi fenomeni. Io credo che la lotta antimafia non debba avere colore politico, o non debba essere né di centrodestra né di centrosinistra, ma di tutti, o dico una cosa sbagliata. Dice quello che penso anch'io, dice quello che penso anch'io, perché si tratta di una lotta frontale contro un nemico frontale,
che è un nemico della società intera, non di una parte, non di assolutamente. Quindi l'auspicio, è che Saviano, come tutti gli altri scrittori intellettuali, premesso che siamo per la libertà intellettuale di tutti, penso anche lei, e non diventino poi strumento di una battaglia politica di parte. Questo non sarebbe un servizio per la lotta alle mafie, corretto? Le lotte di parte, le lotte partigiane, come dice la parola stessa, hanno sempre i loro grandi limiti, e viceversa, quando sono a tutto campo, invece possono dare i risultati ai quali tutti quanti auspichiamo. Ultima cosa, avete arrestato tante persone, anche oggi c'è stato un arresto importante, cioè, con tutti i difetti, però non mi pare che sia venuta meno la lotta alla mafia in questi anni, anzi, cioè, si è rimasta costante, perché un po' l'accusa di qualcuno è, vabbè, con questo governo, allora alla fine, che sensazione ha lei? Beh, io non faccio riferimenti al governo, a cosa, perché mi ritengo un magistrato che deve fare il magistrato. Quello a cui faccio riferimento è questo. Sicuramente negli ultimi 6, 7 anni, 8, sempre in maniera crescente, la lotta nei confronti del crimine organizzato in Italia è andata avanti. Questo perché anche, bisogna dirlo ad onor del vero, negli anni precedenti, la Direzione Nazionale Antimafia ha 18 anni, negli anni precedenti erano stati posti tutti i presupposti perché questo accadesse. Certo. Purtroppo fra questi presupposti ci sono stati il sangue di Giovanni Falcone, che ancora mi fa rabbrividire, certo, per l'amicizia e l'affetto che gli portavo, di Paolo Borsellino e di tanti altri che hanno dato la vita proprio per questi risultati, ma sicuramente la situazione italiana di oggi è una situazione italiana in miglioramento. Attenzione soltanto che abbiamo le nuove mafie, sì, per cui laddove un po' come il sistema dei vasi comunicanti in fisica dei liquidi, laddove restano spazi inoccupati, allora poi arrivano le mafie nigeriane, le mafie dell'est Europa e magari arrivano i miliardari russi, i cui proventi non sono propriamente la trasparenza personificata, a comprarsi mezzo lago di Garda o a comprarsi mezza Capri, così via dicendo. Credo che lei mi intenda. Sì, è chiaro. Ultima questione, ma il ministro degli interni Maroni ha detto, in questo programma è stata accusata la Lega di contiguità o un pezzo della Lega, ha chiesto il diritto di parola, cioè di poter replicare serenamente e di poter dire la sua, di poter difendere l'attività del Ministero degli Interni, presumo, e anche del suo ruolo politico. A titolo personale, gli va dato questo diritto di parola nel programma o non gli va dato? Secondo me darlo è una prova di forza, non darlo è una prova di debolezza, ma questo è un mio parere personale. Secondo me il principio di civiltà comune dappertutto, consentire a chi ha da dire seriamente, da chiarire, da voler dire, è il principio di civiltà assoluta, tanto più non perché debba essere più uguale degli altri, ma tanto più per le incombenze e per i gravi oneri che ha, che si tratta del ministro degli interni. Esatto, quindi se il ministro degli interni, giustamente lui dice, noi siamo stati criticati, ok, dice, però fatemi parlare, fatemi dire la mia. Esatto. Come avete fatto con... Mi farebbe senz'altro ragionevole, più che ragionevole. Ecco, se questo non accadesse, chiaramente non si dà un servizio alla dialettica democratica e alla fine non è neanche un bel messaggio per l'antimafia, non so se mi sono spiegato. Sì. Concorda con questo, cioè il fatto di negare la parola a chi che sia, in questo caso una persona titolata, perché il Ministero degli Interni, non è neanche un bel messaggio, non sarebbe come lotta alla mafia, come esempio, giusto?
Perfettamente d'accordo, assolutamente. Grazie procuratore, la ringraziamo, ci riserviamo di rincontrarla poi fisicamente a Milano. Grazie, tante cose. Grazie. Buon lavoro. Grazie.